Buongiorno ai miei amici italiani, buongiorno a tutti i visitatori del Salone Vinitaly. Sono dispiaciuto di non essere tra voi quest'oggi, ma comunque sono contento di avere la possibilità di presentarvi i risultati dei nostri lavori di ricerca a bordo. Mi chiamo Pascal Lecomte, lavoro per l'INRA, l'Istituto Nazionale per Ricerca Agronomica Francese. Vi propongo oggi di presentarvi i risultati dei nostri studi e delle nostre ricerche realizzate negli ultimi 10 anni a Bordeaux. L'ESCA è una malattia che è progredita notevolmente in Francia a partire dagli anni 2000. Il primo tema dell'esposizione sono le necrosi e i patogeni associati all'ESCA. Tutti voi sapete che l'ESCA è la malattia del legno della vite ed è associata a importanti necrosi all'interno del legno e a sintomi fogliari. In queste necrosi abbiamo isolato molti patogeni, come potete vedere nel grafico, che non sempre sono riconducibili all'ESCA vera e propria. Vi faccio vedere molto velocemente i risultati più importanti che si possono ottenere dall'analisi del DNA. Sia sui ceppi asintomatici che su ceppi sintomatici, come potete vedere, i funghi attualmente associati all'ESCA, come la fomitiporia e la feomoniella, ma troviamo anche numerosi altri generi di funghi associabili all'ESCA. Quindi questo vuol dire, come prima conclusione, che attualmente l'ESCA appare sempre più come la conseguenza di un insieme di patogeni e non più solamente 3 patogeni. Potrebbe essere che questa definizione dell'ESCA, associata a solo 3 patogeni, nell'arco dei prossimi 10 anni, sia obsoleta. È molto importante che i viticoltori capiscano che più facciamo ferite di potatura, più favoriamo l'insediamento dei patogeni che entrano nei ceppi. E con una così grande popolazione di differenti funghi presenti nel legno, si favoriscono esponenzialmente i danni vascolari nella pianta. La seconda parte della mia esposizione sono i sintomi associati all'ESCA. Ci sono dei sintomi nel legno e dei sintomi nelle foglie. I sintomi che troviamo nelle foglie non sono legati alla presenza di funghi nelle foglie, quindi non ci sono parassiti nelle foglie. Abbiamo pensato finora che questi sintomi fogliari siano la conseguenza delle tossine emesse dai funghi. E così, dal 2003 a Bordeaux, abbiamo deciso di rivisitare tutti i sintomi perché abbiamo visto che le spiegazioni precedenti non erano sufficienti a descrivere tutti i sintomi associati alle necrosi. Quello che abbiamo osservato può essere riassunto con questa sola diapositiva, la più importante di questa esposizione, e cioè che l'ESCA, d'ora in avanti, non potrà più essere associata a soli 2 sintomi, ma a 3 sintomi. In primis, abbiamo sempre delle necrosi interne indispensabili per comprendere l'ESCA. Poi, abbiamo sempre dei sintomi fogliari che sono dovuti a tossine? Non lo sappiamo ancora. Per ora non siamo completamente sicuri. Ma tra i 2 sintomi abbiamo messo in evidenza un 3° sintomo. E questo sintomo è un danno vascolare, che è la conseguenza dei sintomi fogliari. Quello che è molto sorprendente nelle osservazioni fatte è che ogni volta che abbiamo avuto un dissecamento o una necrosi internervale nelle foglie, abbiamo sempre osservato nel legno un danno vascolare. Questo danno vascolare l'abbiamo osservato su più di 600 ceppi che mostravano i sintomi fogliari e l'abbiamo ritrovato sul 95% dei ceppi. Questo vuol dire che è molto frequente. Quali sono le caratteristiche di questo sintomo? Ebbene, questo sintomo non è presente nei ceppi senza sintomi fogliari. Appare, assieme ai sintomi fogliari, probabilmente allo stesso momento o anche prima. È localizzato nell'oxilema esterno e non all'interno. È nel prolungamento dei sintomi fogliari, è longitudinale ed è più o meno lungo. Non è una necrosi, è giallo-arancio e assomiglia più del tessuto ossidato come se si fosse bloccata la sua attività. Questo sintomo è stato attribuito ai sintomi di Black Dead Arm circa 10 anni fa, ma noi pensiamo che sia un errore, perché questo particolare sintomo è stato già descritto nel secolo scorso da francesi e un italiano, Cifferi, nel 1954. Questo sintomo è stato associato alla presenza di botriosfera, ma questo genere non è sempre isolato sulle giovani lesioni. Quindi noi pensiamo, ed è un risultato molto importante, acquisito negli ultimi 10 anni di studio a Bordeaux, che all'inizio questo danno vascolare sia un sintomo di ESCA, che questo sintomo in seguito invecchi
che si imbrunisca, che diventi una necrosi settoriale nei tralci e che solo in seguito questo sintomo possa essere associato al Black Dead Arm e alla botriosfera. Il BDA è l'attivo, ma all'inizio è un sintomo di esca. In più, abbiamo visto dove si situa nei ceppi questo problema vascolare. Esaminando 452 ceppi, abbiamo constatato che il 47% dei ceppi aveva un danno vascolare molto vicino a una vecchia necrosi, mentre abbiamo trovato un 31% di danno situato su un tragitto linfatico occluso da ferite di potatura. La conclusione è che è possibile che nei ceppi di vite ci siano dei tragitti linfatici più o meno attivi. Tutto questo deve essere certamente ancora studiato, ma possiamo dire con molta probabilità che ci sia una relazione importante tra i sintomi fogliari, i danni vascolari e l'architettura dei ceppi. La seconda conclusione di questa esposizione è che l'esca deve essere associata a tre sintomi e non più due: delle necrosi interne, un danno vascolare e dei sintomi fogliari. Ultima parte dell'esposizione, la progressione dell'esca in Francia è qualche fattore che può spiegare questo fattore. Attualmente in Francia consideriamo mediamente che il 13% dei ceppi produce poco o male a causa dell'esca. Questa media, nel 2003, era soltanto il 3%, quindi è una progressione molto importante. Ma abbiamo constatato, all'interno dell'Osservatorio Nazionale Francese per le Malattie del Legno, che ha permesso di osservare la malattia su più di 600 parcelle, un'enorme differenza tra le parcelle, che suggerisce l'interferenza di numerosi fattori anche colturali. Quali sono i fattori che possono influenzare l'espressione dell'esca o la sua progressione? Ebbene, abbiamo dei fattori già conosciuti: la presenza di necrosi, l'età, la sensibilità della varietà. Sappiamo da studi più recenti che anche i suoli umidi e ricchi di azoto favoriscono anch'essi l'espressione dell'esca. Abbiamo anche dei fattori ancora poco studiati. Per esempio, non sappiamo quale potrebbe essere l'effetto del clone o del porta innesto o della meccanizzazione. La vendemmia meccanica sollecita molto i ceppi in autunno e per questo li rende molto più fragili a livello radicale. Non abbiamo attualmente nessuno studio sul cambiamento dell'aggressività dei patogeni. In più, abbiamo altri tre fattori probabili. Il primo è il ritiro, a partire dal 2001 in Francia, dell'arsenito di sodio. Sicuramente nelle parcelle trattate con l'arsenito prima del 2001, aver interrotto il trattamento ha favorito una progressione disastrosa della malattia in questa parcella. Ma nelle parcelle mai trattate con l'arsenito, abbiamo anche lì osservato una progressione. Quindi, l'arsenito di sodio non può essere l'unico motivo della progressione dell'esca in questa parcella. E in più, noi sappiamo che nei paesi come Svizzera e Germania c'è anche là una progressione dell'esca, pur sapendo che in questi paesi non è mai stato utilizzato l'arsenito. Infine, ci sono altri due fattori che possono giocare un ruolo importante: il riscaldamento climatico globale e le evoluzioni delle pratiche culturali. Vi propongo di terminare questa esposizione analizzando questi due argomenti. Riguardo al riscaldamento globale, vedete attraverso questa curva che il riscaldamento globale è una realtà a Bordeaux. C'è una tendenza generale al riscaldamento, all'aumento delle temperature medie superiori ai 10 gradi. I parassiti hanno bisogno di temperature elevate e acqua per svilupparsi. Quindi, non è escluso che l'aumento globale delle temperature possa favorire una più elevata attività e di conseguenza più danni al legno e alla vite. Infine, le pratiche culturali. Prima dell'impianto, sappiamo in generale che ci sono molte decisioni culturali che possono favorire uno sviluppo molto rapido delle necrosi nel legno. Tra queste decisioni, l'assenza di rotazione, la cattiva preparazione del suolo, delle barbatelle mal piantate o mal preparate dai vivaisti, degli impianti troppo tardivi, o delle irrigazioni non sufficienti. Tutti questi sono dei fattori che possono già molto precocemente favorire lo sviluppo di necrosi e quindi di parassiti nel legno.
Dopo l'impianto, abbiamo ancora numerose decisioni culturali che possono sviluppare necrosi o parassiti. Una formazione del ceppo troppo veloce, una produzione eccessiva nei primi anni di produzione, che va a sfruttare troppo velocemente le riserve delle giovani piante, delle potature di scarsa qualità, delle potature troppo rase, la meccanizzazione della potatura attraverso le forbici elettriche e soprattutto la semplificazione delle forme di allevamento. Quest'ultimo aspetto l'abbiamo osservato in Francia negli ultimi 20 anni, soprattutto a causa dell'aumento della densità di ceppi per ettaro, che obbliga i viticoltori a ridurre le distanze di impianto delle barbatelle sul filare. In Francia, 20 anni fa, la maggior parte delle vigne era ben formata. C'erano moltissimi guyot doppi, con un'architettura a due braccia, a partire dal tronco. Attualmente, cos'è che vediamo nelle vigne? Vediamo delle forme molto semplificate, vediamo delle teste di salice, vediamo dei ceppi senza braccia, c'è direttamente sulla testa di salice uno sperone e un capo a frutto. Questa gestione della potatura favorisce molto velocemente lo sviluppo dell'esca sulla testa del ceppo. Per illustrare queste osservazioni, noi abbiamo confrontato due sistemi di allevamento. Un guyot con braccia corte, confrontato con un cordone con delle braccia lunghe. Abbiamo osservato i sintomi per 3 anni consecutivi e possiamo renderci conto che nella vigna a guyot la mortalità o i ceppi che hanno delle braccia morte è molto molto importante, quasi 4 volte più importante che nella vigna a cordone. Al contrario, però, i sintomi fogliari nella forma a braccia lunghe sono molto più importanti. Questo perché le forme con braccia lunghe impiegano più tempo a deperire e quindi possono esprimere i sintomi per più tempo. Al contrario, le forme a braccia corte vanno rapidamente a deperire e a morire ed evidentemente non possono più esprimere i sintomi. Finisco per quest'ultimo fattore che ci sembra molto importante nello sviluppo dell'esca, la potatura. La potatura della vite è una pratica culturale molto marginale ed eccezionale in arboricoltura. Non conosco degli esempi di alberi da frutto che siano tagliati così severamente come la vite. Su una pianta di vite, ogni anno, il potatore sopprime circa il 90% del legno giovane. La vite fa degli sforzi per produrre questo legno e il viticoltore ogni anno le toglie tutto questo legno giovane. Dunque, non può essere ovviamente senza conseguenza questo tipo di azione di taglio severo. Il problema è che lasciamo pochissimi tiralinfa, a volte nessuno, a volte occlusi per delle ferite troppo rase, a volte bloccati da un'enorme quantità di legno morto. Sappiamo che sugli alberi da frutto, se non lasciamo dei tiralinfa su una branca, ebbene questa branca va a deperire. Molti viticoltori, oggi in Francia, sono coscienti dell'importanza della qualità della potatura e vediamo fortunatamente apparire in Francia e in Europa molti tecnici che cominciano a consigliare dei sistemi di potatura molto più rispettosi del tragitto linfatico, in particolare la potatura Guyot-Poussard. È chiaro che non abbiamo inventato niente. Dal 1921 in Francia, nello Charonne, c'erano già dei viticoltori che avevano capito l'importanza di rispettare il tragitto linfatico per non favorire l'esca. Al giorno d'oggi, questi principi sono stati ripresi in Francia da un organismo, la SICAVAC, in particolare da François Dall, e so che ci sono dei tecnici molto performanti in Italia. Il gruppo Simoni Tessirque, preparatori d'uva. Il principio è quello di prediligere sempre lo stesso tragitto di potatura un anno dopo l'altro, quindi sempre rispettare il circuito della linfa nella parte inferiore del braccio, perché la parte superiore è occupata dalle piaghe di potatura e sempre tagliare sul legno giovane per ridurre il più possibile l'ampiezza dei tagli. Terza conclusione di questa esposizione. Ci sembra che differenti fattori, soli o combinati, possano spiegare la progressione dell'esca in Francia. E per risolvere questo problema, in attesa di un prodotto miracoloso, ci sembra che un approccio culturale è sicuramente possibile, soprattutto se agiamo con delle consegne o regole veramente semplici. Ben formare i ceppi di vite, ben formare delle ramificazioni, rispettare il flusso della linfa, utilizzare una potatura di qualità è sicuramente uno sforzo che non potrà dare una completa soluzione di fronte all'esca, perché ci saranno sempre tante piaghe da taglio e quindi tante porte d'ingresso per i parassiti, ma almeno andremo a ritardare l'espressione dell'esca.
Bene, ringrazio i miei amici italiani per la vostra visita qui all'INRA a Bordeaux. Sono molto contento di aver condiviso con voi questa lezione sulla qualità della potatura. Aderisco perfettamente al vostro discorso per il rispetto del tragitto della linfa e vi dico buona fortuna per il lancio del vostro libro, che leggerò con molta attenzione e che scorrerò con molta minuziosità.